Bentornati nella rubrica dove analizzo la colazione, il pranzo e la cena di uno di voi e oggi andrò a rispondere a Katia che è alta 1,73, pesa 75 kg e vorrebbe perdere ancora qualche chilo. È già stata da un dietologo, ha perso parecchi chili, però ultimamente si è verificato uno stallo, quindi non riesce più a dimagrire e mi chiede di analizzare una sua giornata tipo per cercare di capire se appunto ci sono degli errori che possono essere messi in relazione con questa sua situazione. Ciao, sono Silvia e ti do il benvenuto nel mio canale YouTube. Per colazione Katia prende 2 fette biscottate e 2 caffè. Per pranzo un piatto di pasta o riso, 80 grammi. Per cena esclusivamente carne bianca, verdure grigliate o al vapore e 40 g di pane. Condisce con sale, olio e beve 5 caffè al giorno. Cara Katia, credo che il tuo non sia un problema di massa grassa, ma un problema di ristagno di liquidi. Nel tuo corpo tu hai circa 50 anni, quindi sei in una fase della vita in cui il sistema linfatico è più lento perché hai perso questa naturale capacità che si verifica soprattutto con il ciclo mestruale di eliminare, di espellere delle tossine attraverso appunto le perdite. E quindi diciamo che nel nostro caso, perché anch'io più o meno ho quell'età lì, si verifica spesso il fenomeno della stasi linfatica, quindi un carico tossico troppo elevato rispetto alla portata del sistema linfatico e quindi una stasi, quindi accumulo di liquidi stagnanti che ci fanno sembrare più grasse. E in realtà basta togliere questi liquidi per avere una maggiore definizione, anche diciamo senza considerare una perdita di massa grassa che tu comunque hai già avuto e anche notevole, perché tra l'altro sei stata molto brava, hai perso circa 15 kg velocemente, però appunto adesso sei entrata in questa fase di stallo. Quindi allora ti consiglierei, per quanto riguarda i caffè, 5 caffè sono veramente troppi, Katia. Potresti fare 2 cose. Il primo è fare la detox di soli 7 giorni per liberarti da questa schiavitù, perché ripeto, io non demonizzo il caffè, anche a me capita di bere un caffè ogni tanto. Se una persona ad esempio fa il turno di notte o in giornate in cui veramente ci si sente fiacchi, una persona beve un caffè e non succede niente. Il problema è proprio la dipendenza, quindi svegliarsi la mattina con il bisogno già del caffè, questa sorta di pseudo felicità che dovrebbe sostituire la vera motivazione quando ci si sveglia al mattino e ci si occupa del nostro progetto, della nostra famiglia. Quindi potresti appunto fare una detox per scaricare tutta questa caffeina e portare il tuo corpo a superare questa dipendenza. Dopodiché ovviamente l'assunzione di caffè va controllata per evitare di ritrovarsi nella stessa situazione. Oppure potresti magari pensare di scalarlo, quindi portare il caffè a 4, poi a 3, poi a 2 e poi a 1, che è il limite massimo per una donna. Ecco, quindi potresti avere in questo momento diciamo proprio questo tipo di problema, questo tipo di accumulo. Inoltre io vedo che tu utilizzi tantissimo sale, però pesi i carboidrati, quindi pesi il pane e la pasta, e non ha senso. Comunque un corpo deve mangiare a sazietà, perché è il corpo che stabilisce di quanta quantità ha bisogno. Quindi non ha senso pesare, perché se magari c'è una giornata in cui tu poi fai più esercizio fisico, prendi ancora sempre i 40 grammi di pane della sera, gli 80 grammi di pasta o di riso del mezzogiorno, a quel punto lì si verificherà uno scompenso, quindi il corpo andrà, non avendo diciamo a disposizione il muscolo, la sua benzina, il suo glicogeno, andrà appunto a prenderla in altri posti, a volte anche dai muscoli, quindi sarebbe del tutto controproducente, perché andresti a perdere massa magra. Quindi invece di pesare, mangia pure la pasta e il pane a sazietà, ovviamente senza abbuffarsi, senza esagerare. Abbinandolo con i grassi abbassiamo l'indice glicemico e togliendo il sale facciamo in modo che il glucosio non venga assorbito velocemente e che quindi vada a far produrre insulina, e facendo così entrare il corpo in modalità accumula grasso, perché chiaramente si verifica
in quel frangente il fenomeno della lipogenesi. Quindi mangia a sazietà, togli il sale, sostituiscilo con delle spezie, con delle erbe, con del peperoncino. Ci vuole un po' per abituarsi, però una volta che, diciamo, si è, tra virgolette, disintossicata la lingua, quindi le papille gustative, riusciamo così a percepire il vero sapore del cibo. Per quanto riguarda la colazione, due caffè a colazione, le fette biscottate, no, Katia, al mattino ti consiglierei di mangiare frutta, frutta acquosa a sazietà, e bere anche due bicchieri d'acqua, proprio per aiutare questa tua difficoltà a livello del sistema linfatico. Poi che altro ti posso dire? Non c'è una grande quantità di alimenti crudi nella tua dieta, è praticamente quasi tutto cotto, perfino le verdure sono cotte al vapore o grigliate, quindi dovresti sostituire la verdura cotta con la verdura cruda, aggiungere una merenda a base di frutta. E poi per quanto riguarda il mattino, tu ad esempio fai colazione molto spesso con una torta fatta in casa, va benissimo la torta fatta in casa, ovviamente sempre dopo la frutta, quindi a metà mattina, perché comunque è un cibo già elaborato, impegnativo. Magari invece dello zucchero sostituiscilo con il fruttosio, e invece del burro, a meno che non sia burro chiarificato, che ha un punto di fumo molto alto, magari sostituiscilo con l'olio extravergine di oliva. I dolci vengono comunque buonissimi, e questo per fare in modo, diciamo, che il dolce abbia un indice glicemico più basso. Però il tuo problema, secondo me, è proprio un discorso di stasi. Prova a portare queste correzioni, non è facile, soprattutto per il caffè, però sicuramente potresti vedere qualche cambiamento, e impara a osservare bene questi cambiamenti che si verificano per cercare di capire se hai trovato la chiave. Quindi se vedi qualche cambiamento, anche una maggior definizione a livello braccia, a livello gambe, cosce, allora vuol dire che quella cosa su di te funziona. Bene, se avete delle domande, utilizzate pure i commenti, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto, e mettete un like se vi è piaciuto questo video. E noi ci vediamo presto. Ciao!